sostanzialmente, che questo castello, sì, di origine longobarda normanna, poi successivamente, in epoca dopo il XVI secolo, quando perse di importanza come fortezza, questa faceva parte della linea di frontiera del Principato Citra. Che poi faceva parte delle famose 400 torri. E quindi divenne sostanzialmente un palazzo signorile, quindi fu ripreso dai Palamona che si trasferirono qui all'inizio del 1600, furono una serie di lavori e di interventi con una sovrapposizione pure. E quindi questa parte, perché c'è una parte più antica, che è il torrione, sono le mura merlate, sono i resti di queste torri laterali, e c'è una parte, diciamo, più moderna, che è una parte palazzata, sostanzialmente. Noi, se vogliamo, possiamo seguire di qua.